è prima di tutto un appello a difesa del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è davvero la cosa più importante che abbiamo. L'idea che di fronte a una persona che sta male non conta quanti soldi hai, di chi sei figlio, dove sei nato, ma tutti hanno diritto ad essere curati. Noi siamo passati dal momento più alto della crisi pandemica a dirci che la sanità era fondamentale. Ecco, non è passato tantissimo tempo e sembra che invece ce ne siamo dimenticati, anzi si cerca di tagliare il più possibile, tagliare le risorse, tagliare gli investimenti sul personale, perfino tagliare gli investimenti sulle strutture. La mancanza di personale è a causa di una serie di problemi molto significativi che noi abbiamo, che si ripercuotono non solo su chi lavora, ma anche su chi dei servizi ne deve fruire. Ne cito due, le liste d'attesa, ma è anche causa del fatto che ci sono carichi di lavoro pesantissimi e questo determina il fatto che abbiamo personale non solo affaticato, ma che sempre più fa fatica a continuare a lavorare in sanità. O si aumenta il contributo a livello di governo, o se no, ripeto, il sistema sanitario con tutti i servizi, con tutte le cure che sono state date fino ad oggi, non sarà più possibile. E qui stiamo parlando della questione più delicata che ha a che fare con la vita delle persone. Quando una persona sta male non può venire prima il bilancio o le cartelle Excel degli uffici della ragioneria, deve venire prima il diritto alla salute che la Costituzione riconosce come diritto fondamentale e la Costituzione va sempre rispettata. Pensiamo che ci debba essere una visione condivisa forte che metta appunto nella sanità territoriale un investimento sì di risorse ma anche culturale, politico e professionale, perché si inverte la tendenza dalla frammentazione a quella che anche Roberto Speranza chiama la sanità circolare. Per questo motivo noi scenderemo in piazza il 20, una grande manifestazione a Roma, perché ripeto, pensiamo che quello che è previsto nella Costituzione, cioè un sistema sanitario pubblico, gratuito e universale, sia indispensabile.